Benvenuti nel canale Aurora Star. Per cucinare questa pasta con le patate, per prima cosa io ho preso 380 g di patate che andiamo a sbucciare e poi a tagliare a quadrettoni in una dimensione comoda da mangiare e non troppo piccoli. Tutti i pezzi tagliateli della stessa dimensione, così cuoceranno uniformemente. In una pentola io uso questa, ci verso un filo di olio e vado a mettere mezza cipolla piccola per creare il soffritto. E imbiondisco la cipolla. Dopo aver imbiondito la cipolla per alcuni minuti, aggiungo della passata di pomodoro da 700 grammi. Con il dito vi mostro più o meno quanta ne ho messa, non ne avevo molta, ma è bastata. E poi ho messo dell'acqua dentro la bottiglia di vetro e ho dato una leggera agitata per mettere più passata di pomodoro possibile. E sono andata avanti a scaldare la passata di pomodoro. Se non aggiungete l'acqua a temperatura ambiente, mettete nella pentola direttamente le patate e mescolate per amalgamare i sapori. E aggiungete poi dell'acqua. Fate conto che le patate dovranno cuocere minimo una ventina di minuti circa. Fate cuocere con il coperchio. Circa una decina di minuti dopo aver messo le patate, controllate che ci sia ancora abbastanza acqua e che non sia evaporata, e poi aggiungete i piselli surgelati come ho fatto io in quantità a cubi. Non sono riuscita a pesarli perché erano incastonati nel ghiaccio. Comunque vi posso dire il peso complessivo di piselli e acqua, di piselli e ghiaccio, se vi può essere utile. 133 grammi. Io in questo momento sto rompendo il ghiaccio e poi mescolate il tutto. Io ho aggiunto un altro bicchiere di acqua e ho fatto cuocere per altri 10 minuti. Ecco il risultato. Prendo le bavette, circa una sessantina di grammi, e le vado a spezzare prima di aggiungerle alla pentola. Esse dovranno cuocere per circa 8 minuti, il tempo di cottura della pasta. Ovviamente, che lo dico a fare, aggiungete un po' di acqua, che serve perché la pasta si cuoce in acqua. Poi mettete il sale, il prezzemolo. Io vado ad utilizzare quello secco, ma se avete quello fresco è meglio. Poi mescolate, fate evaporare l'acqua in eccesso e poi è pronto. C'è chi questo piatto lo preferisce più liquido, quindi in brodo, oppure meno in brodo. Questo è il risultato finale. Se lo fate, buon appetito e sul mio canale potete trovare tante altre ricette simili. Ciao!